Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo in un video molto particolare e io vi chiedo scusa già dall'inizio perché già sicuramente avrete letto il titolo e immagino che questo titolo non vi è piaciuto, però l'avete cliccato perché siete molto curiosi. Oggi andremo a guardare dei video che vi e ci rovineranno l'infanzia. Ho trovato dei trend di TikTok che fanno un po' paura, non paura di horror ma paura proprio paura. Iscrivetevi, lasciate like, commentate, auguriamoci buona fortuna a tutti nei commenti sperando di non rimanere scioccati. E iniziamo subito col video. Allora, praticamente c'è sto ragazzo su TikTok che sicuramente tutti conoscerete, che si chiama Fedi Fontana, che salutiamo, che praticamente, raga, racconta un po', diciamo, tutte delle teorie strane che ci sono praticamente sui cartoni animati. E oggi andremo a vedere l'oscura verità dietro Doraemon. Vai. Fino all'infanzia, parte 6. Vai. In realtà soffre di schizofrenia, una malattia. Cosa? Come di schizofrenia, scusami. Io già mi sto sentendo male perché Doraemon me lo guardavo sempre. Non mi fare scoprire cose strane, ti prego, perché te lo giuro, Una malattia che porta spesso a chi ne è affetto ad una perdita del controllo mentale. Ok. E per colpa di questa malattia, Nobita soffre di bullismo da parte dei suoi compagni di classe. Ragazzi, io però ho bisogno di sapere, cioè poi nei commenti scrivetemi se queste cose sono vere o sono false, perché magari sono solamente teorie così a caso e non voglio stare lì a imparanoiarmi. Sue condizioni mediche hanno fatto sì che Nobita creasse un personaggio immaginario che diventò ben presto il suo migliore amico. Ed è così. Non ci credo. Che dentro la sua testa ha creato Doraemon. Non ci posso credere. Ma all'età di 16 anni Nobita ha iniziato una consulenza medica che gli ha spiegato che Doraemon era solo il frutto della sua immaginazione. Tutto ciò. Allora senti, Fedi Fontana, tu non ti permettere, perché ti giuro che io prendo un ciuschi dalla mia tasca e ti disintegro, ok? Doraemon non è un amico immaginario, è vero. È stato l'amico di tutti quando eravamo piccoli. Non è un amico immaginario, è vero Doraemon. Io me lo sognavo la notte, ok? Ciò ha distrutto Nobita che, non sopportando la verità, ha deciso di spararsi. Ciò ha spinto... Cosa? Come spararsi? Lo scrittore a realizzare una serie chiamata Doraemon come tributo all'anima di Nobita. E spero una storia vera? No, aspettate un secondo, raga, mi devo riprendere un attimo. C'è dell'acqua? No, devo svenire a terra, non c'ho dell'acqua in camera. Aspetta, non ho capito. Quindi praticamente mi stai dicendo che Nobita in realtà era malato. Poi quando i dottori gli hanno detto che era malato, si è sparato perché... Qualcuno mi aiuti, vi prego, io ho bisogno di aiuto in questo momento. Vi rovino l'infanzia. È tornato. Secondi parte 2. Vai. Tutti conosciamo questo cartone animato dove il povero Willy... Willy il coyote, è bellissimo. Bip Bip. Adoro. Sanno che in realtà Bip Bip, ovvero il Roadrunner, è okay, molto più lento del coyote. Il ma come? Il infatti può raggiungere una velocità massima di 38 km all'ora, mentre il coyote può raggiungere una velocità massima di 60 km all'ora, quasi il doppio. Mi stai dicendo praticamente che la mia vita è una menzogna, quindi. Cioè io sin da piccolo ho sempre creduto che lui va più veloce del coyote. La mia vita è una menzogna. Cioè io ho vissuto nella bugia totale per tutta la mia vita. In poche parole, se lo poteva mangiare tranquillamente. Abbiamo giocato tutti a Super Mario da piccoli, ma non tutti sanno che la storia del fungo che Mario mangia per diventare più grande è assolutamente presa dalla realtà. Il fungo che infatti lui mangia è la Manita muscaria, che contiene una sostanza psicoattiva che provoca micropsia, una condizione psicologica che porta a chi assume questi funghi a vedere gli oggetti più piccoli del normale e a sentire... Aspetta un attimo, mi stai dicendo che Super Mario si droga? Cioè mi stai dicendo che Super Mario è un drogato? ...sì più grandi degli stessi, proprio come succede a Mario. Seguitemi e condividete. Vi rovino l'infanzia. Non so cosa dire, questo mi ha veramente spiazzato, ragazzi. Vera natura di Scooby-Doo. Una Vai. Leggenda metropolitana narra di come il cane Scooby sia il vero cattivo di che tutto bello, il cartone Scooby-Doo. Animato. Ma andiamo a scoprire... No... No, no, no. Aprire il perché. Tutti sappiamo che Scooby-Doo è un cane parlante e che pare essere molto docile e più delle volte spaventato. Vero, ma se vero. Ci fate caso, è sempre Scooby-Doo a beccare i nemici riuscendo quasi sempre a cavarsela. Secondo Oddio, è vera questa cosa. Questa leggenda, infatti, il cartone doveva finire con la prima stagione e con il cane che attaccava i suoi amici portandoli in un castello abbandonato. Winnie avrebbe fatto fuori uno a uno dopo essersi rivelato per quello che era realmente. Beh, grazie mille all'autore allora per non aver distrutto l'infanzia di tutti. Perché se fosse finito così probabilmente io mi sarei trasferito in Messico e non sarei mai più venuto a casa mia, perché me la sarei presa con mia mamma, dato che è stata lei a farmi conoscere Scooby-Doo. Meno male raga, meno male che è finito bene Scooby-Doo allora, scusatemi. Come vi rovino l'infanzia, parte 2. La verità.
Aspettate un secondo. Ragazzi, qui ci sono i fan dei genitori. Allora, sì, io non so chi tu sia. Non mi toccare, Timmy. Non mi toccare i fan dei genitori. Perché se mi dici qualcosa di brutto che io non devo sapere, vedi che finisce veramente malissimo. Te la faccio finire peggio di quelli che denuncio su Minecraft quando mi fanno vedere le cose clickbait. Stai attento che è meglio. Sta nascosta dietro i fantagenitori. I veri genitori di Timmy Tanner vennero a mancare in un incidente d'auto quando lui aveva solo 3 anni. Quelli che vediamo nel cartone sono solo genitori adottivi, ma sono sempre stati molto cattivi con lui. E una sera, dopo l'ennesimo litigio, Timmy rubò di nascosto degli antidepressivi dal cassetto della madre. Ma visto che era solo un bambino, iniziò ad avere delle allucinazioni. È proprio in quel momento che iniziò ad immaginare Cosmo e Wanda, ovvero i suoi veri genitori defunti. Ogni volta che aveva bisogno di loro, Timmy si rubava una pillola della mamma e loro magicamente comparivano. Ma perché sono tutti drogati, sti cartoni, sti giochi? Tutti drogati, tutti! Ma questo lo spinse a diventarne dipendente, e pochi mesi dopo lo ricoverarono in una clinica per disintossicarsi. Ma nessuno venne mai più a riprenderlo. No, no, sì. Ma perché la gente fa sti video, raga? No, povero Timmy, era un drogato. Io dopo questo video non li vedrò più con gli stessi occhi questi cartoni animati, capito? Conoscete questa inquietante teoria su App? Le scene Io App l'ho visto una volta. Iniziali di App hanno commosso il mondo. La storia d'amore tra Carl e Ellie, oltre a... Molto bello, raga, guardatelo sto cartone se non l'avete visto, è veramente bello. Essere molto toccante e anche incredibilmente realistica. Proprio per questo motivo, sembra strano passare da questo a cani parlanti e case volanti. Secondo questa teoria, App è il viaggio di Carl nell'aldilà, con Russell come angelo custode. Lo stesso gli aveva detto che voleva aiutarlo ad attraversare la strada. Le cascate paradiso sarebbero quindi un purgatorio dove Carl deve simbolicamente abbandonare la sua casa per andare oltre. Oddio, aspetta, in realtà non è inquietante, scusami. Carina come storia. Alla fine lui era vecchio, poi se ne va in paradiso. Ma è brutto. Conoscevate questa teoria su Peter Pan? No! Ricordiamo a tutti che Peter Pan è un bambino che non vuole diventare grande e che vive sull'isola che non c'è. Come tutti, cioè io non vivo sull'isola che non c'è perché effettivamente non c'è, però nessuno vuole di... Ragazzi, scrivetemelo nei commenti, c'è qualcuno di voi nei commenti che vuole effettivamente diventare grande? Io no. Insieme ai bimbi sperduti, un gruppetto di bambini che non crescono, proprio come il loro leader. Per raggiungere l'isola, l'unico modo è quello di volare verso la seconda stella a destra. È vero. Tutti questi fattori portano ad un'unica teoria oscura. Peter Pan è un angelo della morte che porta i bambini in paradiso. Per questo motivo non crescono, perché ormai è troppo tardi. Annullo qualsiasi maledizione incantesimo che è stato messo in questo video nel nome di Dio. Per favore, ti prego, non mi maledire, io non voglio andare nell'angelo della morte, lì come si chiama. Via, 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 sparisci. Ecco come ti rovino l'impa. Oddio, lo straordinario mondo di Gumball, vediamo che dice qua. Inizia parte 12. Lo straordinario mondo di Gumball è basato su una storia vera. Ma va? Ed il tutto è confermato da un episodio presente nella prima stagione. In questo episodio troviamo questo fantasma. Oddio, ma io l'ho visto! Quando tipo il fantasma prende tipo il possesso di Gumball che lo fa mangiare a schifo, vero? È privo di emozioni, ma che vuole a tutti i costi sentire che cosa si prova a mangiare qualcosa. Tanto da impossessarsi. Esatto, mi ricordo! Tutta la storia è basata su una bambina di nome Carrie, di soli 5 anni, che nel 1943, per colpa di sua madre, morì di fame. La casa dove morì venne poi sgomberata e comprata da un'altra famiglia. Quella famiglia era la famiglia Watterson ed il padre si chiamava proprio Richard, come il padre di Gumball. Tutti i membri della famiglia successivamente morirono in circostanze misteriose e la casa venne considerata infestata. Non ci posso credere, non ci posso credere mai nella mia vita. Tutta la storia della possessione venne poi raccontata dall'unico membro della famiglia che sopravvisse, che si chiamava proprio Watterson. E i produttori usarono tutto ciò per creare il cartone di Gumball. Ecco come... Non ci posso credere, raga, non ci posso mai credere nella mia vita. Come ti rovino l'infanzia, parte no, dietro. Cars, no, sì. Le automobili possiedono specchietti ma... Oddio, raga, raga, pronti, pronti, questa la so. Questa la so, è veramente brutta, eh. Questa è veramente brutta. Famiglie, finestrini e sportelli. Perché le auto hanno tutto ciò se gli umani non esistono? Inoltre, se dovessimo immaginarci un'automobile, probabilmente ce la immagineremmo in questo modo e non in questo. Tutto ciò è pensato perché in realtà è vero. In Cars gli umani esistono. Cars infatti parla di un futuro in cui gli umani sono entrati in strettissimo contatto con le macchine.
Vero. Possiamo vedere, infatti, gli umani esistono e possono entrare ed uscire dall'automobile. Mio sono Dio. Sono loro stessi a pilotarla attraverso tutto il loro corpo. Tutto ciò spiega inoltre l'esistenza di tantissimi luoghi e cose che non hanno molto a che fare con le macchine, ma più che altro con gli esseri umani. Se andate a cercare su internet, è tutto confermato da Jay Ward, il direttore creativo di Cars. Ecco. Ma come è tutto confermato da lui? Ma non può essere solamente un... Cioè, io mi chiedo, ma non possono solamente essere dei film per bambini questi qua? Perché devono essere delle cose così tanto brutte? Perché deve esserci sempre una storia demoniaca qua dietro? Me lo spiegate? Ecco come ti rovino l'infanzia, parte 9. L'oscurità veritaria nascosta dietro i Krabby Patty. Non ho mai chiesto perché la ricetta del Krabby Patty sia tenuta così nascosta da Mr. Krabs. Perché è buonissimo e non si può... Non lo possono scoprire perché c'è quello stupido schifoso di Mr. Plankton lì, come che si chiama, che poi se la vuole rubare. L'ingrediente segreto del Krabby Patty è proprio la carne di granchio. Mr. Krabs, infatti, è l'unico granchio presente a Bikini Bottom, insieme ovviamente ai suoi genitori. E no, lui non è un granchio, ma una aragosta. Tutti i granchi, infatti, sono stati uccisi e utilizzati per la carne dei Krabby Patty. E se ci pensi, Krabby significa proprio granchio. What? Ciò significa che Mr. Krabs è un vero e proprio cannibale. Mi dispiace, ragazzi. No, dispiace a me, dispiace, no a te. Mi hai scioccato per sempre. Adesso avrò un'immagine indelebile nella mia testa che praticamente ritrae Mr. Krab che mangia la sua famiglia. No, scusami, eh. Che poi tra l'altro praticamente, raga, c'era un'altra teoria in cui praticamente diceva che effettivamente anche il Krusty Krab è effettivamente una trappola per granchi. Cioè, se voi cercate trappola per granchi e poi cercate il Krusty Krab, in realtà è uguale. Quindi potrebbe avere senso questa cosa, però voglio piangere per sempre io. Vino l'infanzia, parte 7. Oddio, Teletubbies. Quanto sono alti i Teletubbies? No. Se andiamo a cercare su internet, scopriamo che sono... Ma sono piccolini, sono bambini. Mini piccoli. Sono alti dai 2,5 metri ai 3 metri. E... Scusa? Le persone che interpretavano questi personaggi erano costretti a stare ore e ore dentro un pupazzo gigante soffrendo What? Un caldo infernale. Inoltre, essendo così grandi questi personaggi, quanto dovevano essere grossi i conigli con la quale giocavano? I conigli che venivano utilizzati erano infatti una rara specie di conigli giganti. Questi ultimi venivano fatti stare ore e ore sul set o venivano rinchiusi in gabbie per giorni. E durante le riprese ne sono morti davvero tanti. Vi ricordate inoltre della bambina sole? Ecco com'è oggi. Mi dispiace, ragazzi. Questo mi è veramente distrutto, non me l'aspettavo. Ragazzi, per questo video era tutto. Io sono scioccato, penso che lo rimarrò per tutta la vita. Fatemi sapere se conoscevate già qualche teoria, se ne conoscevate già qualcuna, se non ne conoscevate neanche una. Se probabilmente sarete scioccati per tutta la vita, io probabilmente sì. Andrò da uno psicologo per farmi togliere tutti questi ricordi dalla mente e nulla. Spero che comunque abbiate gradito questo video, abbiate apprezzato questo video. Fatemi sapere se ne volete di altri. Io vi mando un bacio gigante e vi ricordo di lasciare like e commentare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.